Tra le procedure di radiologia interventistica vi è una tecnica, la radioembolizzazione, che consente di fare radioterapia all'interno dell'organo del tumore. Ne abbiamo parlato in occasione del campus di radiologia interventistica, la 10ª edizione a Pisa, con il dottor Roberto Cioni, direttore della sezione dipartimentale di radiologia interventistica dell'azienda ospedaliera universitaria pisana. Allora, dottor Cioni, innanzitutto in cosa consiste questa tecnica, come funziona? La tecnica è una tecnica sicuramente innovativa che è attualmente utilizzata per il fegato e che ci serve per trattare dei tumori primitivi e secondari all'interno dell'organo, quindi è una metodica angiografica, pungiamo l'arteria femorale generalmente in sede inguinale e con un sistema idraulico di cateteri e guide entriamo dentro il fegato. Nel fegato andiamo ad iniettare delle particelle di ittrio caricate con ittrio che vengono quindi a localizzarsi all'interno del tumore. L'ittrio è un beta emittente, quindi emette delle radiazioni che hanno una scarsissima penetrazione, circa un centimetro e mezzo, e in quello spessore uccidono le cellule maligne. Quindi è una terapia sicuramente efficace, innovativa, purtroppo tuttora una terapia palliativa, ma di grande utilità e sicuramente di grande avvenire. Quali sono le difficoltà principali nell'utilizzo di questa metodica? Le difficoltà sono economiche perché le particelle vengono preparate in un acceleratore nucleare, vengono attualmente prodotte in Canada e in Australia e il costo della fialetta per la singola dose è di 10.000 euro, quindi è difficile già poter avere a disposizione le dosi per questa terapia e poi anche è difficile scegliere i pazienti giusti. Perché sia possibile trattarli in modo efficace con una terapia da un lato così innovativa e dall'altro che ha anche un così significativo impatto sociale perché ad elevatissimo costo. Viene utilizzata soltanto per i tumori primitivi del fegato o anche in altri organi? No, attualmente viene utilizzata soltanto nel fegato, ma sia per i tumori primitivi che per i tumori secondari, quindi viene trattato l'epatocarcinoma e il colangiocarcinoma e ha un'indicazione nei tumori metastatici del colon, ovviamente non come prima linea terapeutica, e ha un'indicazione nelle metastasi da tumori neuroendocrini. Ci sono delle sessioni del campus dedicate anche a questo argomento, cosa ci può dire? Questo è un convegno che ormai facciamo annualmente, che è aperto a tutte le scuole di specializzazione italiane che inviano due specializzandi in radiologia che devono essere formati in radiologia interventistica. Noi facciamo interventi in live, quindi nelle nostre sale angiografiche facciamo l'intervento che viene ripreso in diretta, teletrasmesso in aula e i medici radiologi del futuro potranno appunto vedere questa tipologia di interventi in diretta e quindi imparare come si fanno. Quindi il campus ha sia una valenza scientifica per le relazioni ma anche educazionale? Sì, assolutamente, ha una valenza prevalentemente educazionale, è un corso più che un congresso, è dedicato proprio alla preparazione dei radiologi specializzanti. Poi ha un'elevata caratteristica scientifica perché è elevato il valore, diciamo così, dei relatori e dei professori che insegnano e che vengono da tutte le sedi universitarie italiane al campus di radiologia a Pisa.